Salve a tutti e bentornati. Scusate se nel mese di agosto sono stato un po' assente, ma come avete visto dai video che ho caricato, ho avuto il mio bel da fare. Infatti sono andato a Rimini Comics, dove ho avuto modo di proiettare il mio cortometraggio di Evil Dead. Poi sono stato a Far Comics e giusto 2 settimane fa sono tornato da Nettuno all'Italian Horror Fest, dove ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Dario Argento, sì, ma soprattutto Tom Savini. Ah, soddisfazioni personali. Ma bando alle ciance e veniamo alla videorecensione di oggi. Il titolo l'avete letto già ed è Quel motel vicino alla palude di Tobe Hooper. Tobe Hooper lo sapete già chi è, vi ho fatto una testa così nella videorecensione di Non aprite quella porta, è colui appunto che ha diretto il primo e il secondo film. Un genio secondo me. Dopodiché aveva diretto insieme a Spielberg, aveva fatto Poltergeist, ha fatto Space Vampires, ha fatto Invaders from Mars, che è il remake di un vecchio film anni 50, e poi è andato a finire sempre più giù con film poco adatti a lui come Crocodile o ancora Il Custode, quel low budget appena appena carino che è Two Box Murders e così via. Ma Quel motel vicino alla palude è del 1976-77, quindi siamo nel periodo subito dopo Non aprite quella porta. Infatti, se con Leatherface Tobe Hooper si è voluto ispirare alle vicende di Ed Gein, in questo film si è voluto ispirare alle vicende di Joe Ball. Io non lo conosco molto bene questo tizio, non è famoso come Manson, Gein, Bundy, Dahmer e via dicendo. Però con poco coletto mi pare di aver capito che è uno che ha fatto la prima guerra mondiale, dopodiché ha aperto un saloon e dietro ci ha costruito un lago con 5 alligatori. E niente, ha ammazzato delle ragazze e lasciava i resti agli alligatori. Avrà fatto fuori tipo 20 persone, solo che è impossibile appurarlo in maniera corretta. Il film appunto prende a piene mani da questa vicenda qua. Quel motel vicino alla palude è il titolo italiano, però ha una decina buona di titoli, tipo Eaten Alive, Horror Hotel Massacre, che probabilmente si vuole avvicinare a Texas Chainsaw Massacre, e poi altri, Death Trap, Terror Louisiana, Starlight Slaughter, un casino di titoli. Comunque, quello italiano, come è caduto per Non aprite quella porta, è figo, c'è poco da dire. Veniamo alla trama del film, trama e personaggi. Il film si apre con il pacco di Robert Englund, mentre si sta sbottonando i pantaloni. E questo già, specie per le ragazze, è il motivo valido per comprarsi il DVD, DVD a 10.000 dischi, Blu-ray, tutto quello che volete. Englund, che ve lo ricordo, è amicissimo con Tobe Hooper, dato che ci ha fatto una marea di film. Ci ha fatto The Mangler, che spero che lo conoscete, è tratto da un racconto di Stephen King, forse ne parlerò meglio in una video recensione. Ci ha fatto quella porcata che ricordo malissimo come Night Terrors, che appunto me lo ricordo poco, però mi pare dove c'è Robert Englund col parruccone bianco che fa il Marchese de Sade, una roba inguardabile, metà ambientata in Egitto, in India, dove cacchio era, non lo so. Poi ha fatto il primo episodio della serie di Freddy Krueger, Freddy's Nightmares, No More Mr. Nice Guy, quello invece era fico, il prequel di Nightmare, cercatelo. E poi nel 2006 ha fatto Masters of Horror, ha fatto La Danza dei Morti, che invece è una figata. Insomma, Robert e Tob sono degli amiconi. E in questo film, sì, dà una grandissima prova Rob, ci avrà avuto 26, meno di 30 anni sicuramente. Ed è Freddy Krueger, lo si vede sin dalle prime immagini che è Freddy Krueger. All'inizio del film, come vi dicevo, Robert interpreta questo maniaco sessuale, se vogliamo, di questo pervertito, che si chiama Buck. E appunto si apre con la battuta My name is Buck and I'm here to fuck. In italiano sono Buck e ho voglia di fare l'amore. Se avete un buon orecchio, l'avete sentita anche su Kill Bill di Quentin Tarantino. My name is Bucks, and I'm here to fuck. È un omaggio, sì. Sappiamo, Quentin, grazie. Niente, Robert è in questo bordello dove sta cercando appunto di fare quello per cui ha pagato. Solamente che la ragazza proprio non se la sente e si mette a piangere.
arriva allora la proprietaria del bordello, cioè Missetti, che è interpretata da Caroline Jones. Caroline Jones, se togliete tutto quel macello di rughe, perché era la frutta in quell'epoca, troverete la bellissima ragazza che negli anni 60 ha fatto Morticia nel serial della famiglia Adams. Comunque, Missetti caccerà via la ragazza e premierà Robert con ben due puttane, scusate il termine, da bombare. La ragazza si troverà in mezzo alla strada, con dei soldi che gli verranno donati da un inserviente di colore, arriverà, starà facendo, al motel vicino alla palude del titolo. Noterà subito che questo motel ha qualcosa di strano, visto che da fuori sembra una schifezza, fa sembrare il Bates Motel di Psycho una roba a 5 stelle, questo qui è una porcata decadente che tiri un sasso, viene giù tutta quanta non sopra l'altra, è costruito in studio, tra parentesi, quindi quello che vedete è tutto costruito per il film, non esiste il motel. E la cosa più bizzarra è che a fianco al motel c'è questo lago con una recinzione che viene giù con uno sputo, dove dentro c'è un coccodrillo di gomma, era un coccodrillo. La poveretta comunque deve fermarsi a dormire e quindi decide di entrare. E qui vediamo il nostro Judd, il nostro protagonista. Judd è interpretato da Neville Brand. La prima volta che lo vediamo sembra questo signore un po' stanco sulla 65ina, stanco ma buono. Filma il registro, l'accompagna alla stanza, mentre fa le scale dall'albergo comincia a parlare dei coccodrilli. Ehi ragazza, questo qua dietro è un coccodrillo africano, non un alligatore, questo stacca le teste ai cervi sulla terraferma, mentre gli alligatori sono lenti. Sì, altro che National Geographic, ha fatto una cultura questa cosa. E qui questo vecchietto comincia a sembrare un po' più strano, però in cima alle scale comincia a chiedere alla ragazza, tu vieni dal bordello di Missetti, vero? E lì succede il casino, viene fuori la sua natura di psicopatico, prende la falce e inizia ad ammazzare la ragazza e buttare i resti, appunto, nella palude in pasto al coccodrillo. Sarà solo l'inizio, visto che arriverà una famiglia di matti. Di matti perché? Perché il papà è William Finley. William Finley, non so se ve lo ricordate, è stato il fantasma nel film Phantom of the Paradise, in italiano il fantasma del palcoscenico, di Brian De Palma. Uno completamente schizzato. La moglie è Marilyn Barnes, ve la ricordate? Era Sally di Non aprite quella porta. Anche qui fa un ruolo quasi identico, poveretta, urla di là, urla anche qua, mi sembra ovvio. Grazie Tob. E poi c'è questa bambina e il suo cagnolino Snoopy. Appena arrivano il cagnolino non si fa i cazzi suoi e finisce direttamente nelle fauci del coccodrillo. La bambina inizia a piangere, la madre inizia a sclerare, il padre peggio. Ecco un'altra cosa che non capisco, cosa cavolo, che problema hanno marito e moglie? Potranno essere una coppia in crisi, però specie il marito, William Finley, c'ha qualche rotella fuori posto secondo me. Non ce lo spiega. No, no, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, sì, eccolo qui, per terra, e io adesso lo prendo e lo schiaccio così! Comunque William Finley deciderà di prendere in mano la situazione, o meglio, di prendere in mano un fucile e far fuori il coccodrillo. Succederà il casino. Judd finirà per accoppare William Finley, finirà per legare a letto Marilyn Barnes, dove starà per tutta la seconda parte del film. La bambina si nasconderà sotto il motel, e arriveranno altri clienti, ovvero il papà e la sorella della prostituta che era stata cacciata dal bordello. E non finisce qui, perché ad un certo punto arriva pure Robert Englund con un'altra prostituta. Insomma, per Judd c'è un casino di lavoro quella sera, avrà incassato più tutta quanto in quella notte che da quando ha aperto l'albergo. Il film è molto particolare, quindi, come vi dicevo. Ha un'atmosfera molto rozza, sporca, c'ha questi colori che ogni tanto, parecchie volte vanno direttamente sul rosso, la pellicola a volte sembra desaturata, c'ha questa atmosfera appunto veramente simile a Non aprite quella porta. Il direttore della fotografia non so se è lo stesso, non so se è Daniel Pearl, non mi ricordo, però le musiche sono sempre di Tobe Hooper e Wayne Bell, proprio come Non aprite quella porta. E poi i personaggi e i temi. Judd è un disadattato, è uno che ha fatto la guerra, lo si capisce perché ogni
ogni 5 minuti comincia a parlare da solo, a balbettare, qualcuno mi porti l'uniforme, qualcuno mi dia l'allarme, quindi dici ma questo non ci sta, manca qualche rotella e fuori con un balcone schizzato si fa divina villa. Poi c'è di nuovo il tema della famiglia disadattata, la famiglia disgregata, lo stesso tema di Non aprite quella porta, che qui lo vediamo appunto con la coppia di Merlin Barnes e William Finley, che sono schizzati, che si diano una calmata, si facciano una dose di camomilla, di bromuro, quello che vogliono. Poi sì, c'è un pochino di psycho che si vede, il fatto della villa, il fatto del motel, il motel con dentro questo qualche pazzo, che è psycho semplicemente. Poi c'è qualcosa anche dalla storia di Peter Pan, il fatto che c'è un coccodrillo, il fatto che Judd, perché ha fatto la guerra, c'ha una gamba di legno, non ve l'ho detto prima. Insomma, è un film che merita assolutamente la visione, secondo me. Quindi dategli un occhio, lo consiglio caldamente ai fan di Non aprite quella porta, a quelli che si sono visti il primo film di Hooper e si chiedono tuttora, oh ma mi è piaciuto quello, cos'altro posso vedermi? Questo, quel motel vicino alla palude, non ne rimarrete delusi. Il film si trova piuttosto facilmente, la mia copia eccola qui, io l'ho presa a suo tempo con Horror Mania, è della Videa CDE, che dovrebbe essere una sottocasa della Eagle Pictures, ma non vorrei dire una stupidata. Comunque c'ha solamente il trailer come contenuti speciali, l'audio è in 5.1 italiano rimasterizzato e poi c'è italiano 2.0 e inglese 2.0. L'immagine non vi aspettate chissà cosa, si vede maluccio, specie, guarda, appena lo mettete su partono i titoli di testa, che è semplicemente una foto della luna con i titoli che scorrono, e lì già vi rendete conto, l'audio pure gratta un pochino, però quello è il bello secondo me, fa tutto parte del gioco, vi riporta con la testa negli anni 70 ed è una cosa bella. Ovviamente ci sono altre edizioni, per carità, ci sono le edizioni americane, giapponesi, che hanno quei titoli di cui vi parlavo prima, Eaten Alive, Death Trap, lì ci sono contenuti speciali, doppi dischi, tutto quello che volete, però in italiano bisogna farsi passare questo, che comunque credo sia reperibile. Insomma, questo era quel motel vicino alla palude. Io spero di tornare presto con un'altra video recensione, speriamo di non metterci troppo tempo di nuovo. Vi invito, se vi è piaciuta, ad iscrivervi, a divulgare, a far conoscere questo genere che a me piace tanto. E ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao! Marty Rustum presents Eaten Alive.